RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo! Con noi, pronto Luigi, ciao. Ciao, buonasera a tutti, non c'è bisogno di scusarsi, quando chiami sei sempre benvenuto. Grazie, grazie, grazie. Senti, ma se parliamo di Super Bowl, che cosa mi dici? Niente? Ah, capisco poco, guarda. No, perché di nuovo l'impero del male, così viene chiamato dagli altri tifosi, New England Patriots in finale Super Bowl, questa volta non i Falcons ma i Philadelphia Eagles, e tra l'altro prima del 4 di febbraio sarà la partita, avremo anche un esperto e parleremo anche di questo. Ma noi parliamo di Juventus, parliamo della partita di ieri, in uno stadio desolato. Che cosa ne pensi? Intanto parliamo di questa cosa qua, di questa squalifica che poi ha condotto ad avere una partita dal tifo molle, dal non tifo più che altro, perché quando manca poi la curva sud, ovviamente gli altri non sono organizzati e non sono loro che possono trascinare i cori nel corso della serata. Io penso semplicemente una cosa, ho guardato il fogliettino che ci hanno portato a un certo punto in tribuna stampa con i presenti, gli abbonati, e c'era un asterisco rosso che diceva 9.138 abbonati, quelli della tribuna sud, che non sono potuti entrare, ad eccezione di poche persone che sono entrate perché erano in carrozzina con i loro accompagnatori, quindi questi li abbiamo visti, insomma, che hanno potuto vedere la partita dalla loro posizione in curva sud. Voglio dire, 9.138 persone che non entrano allo stadio mi sembra un'enormità a fronte del motivo per cui, insomma, si è arrivati a questa decisione, perché queste sono persone che, vogliamo dire 9.000, abbiamo 138, dai, facciamo 9.000 persone che non hanno fatto assolutamente niente se non pagare un abbonamento e quindi avere a tutti gli effetti diritto ad assistere a tutte le partite casalinghe della Juventus della stagione, compresa Juve-Genoa. Trovo veramente che per una vicenda che riguarda davvero pochi, perché la questione dei biglietti venduti irregolarmente, cioè in numero superiore a quello consentito, perché di questo si tratta, insomma, agli ultra, e ovviamente riguarda la questione dei capi ultra, non è che riguarda chissà quante centinaia di persone, quindi un numero davvero limitato. Se si voleva dare un segnale a quelle persone, non è chiudendo la curva che si dà un segnale, perché anzi, si dà un segnale a tutti gli altri praticamente tranne che a loro. Oltretutto c'è già stata la squalifica di Andrea Agnelli, multe di, non mi ricordo, 300.000 euro forse, che la Juventus deve pagare per questa vicenda, mi sembra che sia più che sufficiente, insomma, come punizione. Oltretutto non è una punizione economica per la Juventus, perché essendo 9.138 tutti abbonati, ovviamente i soldi la Juventus li ha già incassati, li ha presi, non certo. Ci ha rimesso un euro, e ci ha rimesso solo, ripeto, quelle persone che hanno avuto l'unica colpa di fare l'abbonamento in tribuna sud invece che in tribuna nord o est o ovest. Mi sembra davvero una cosa che nel 2018 sia completamente fuori dal tempo, fuori dalla logica, e soprattutto sia un modo di fare una campagna d'immagine a spese delle persone che magari fanno anche fatica a tirare fuori quei 250-300 euro, adesso non so quanto costi, sì, molto l'abbonamento annuale, caro comunque, sì. E quindi che non sono proprio in un periodo di crisi, di cassa integrazione eccetera, così secondo me il calcio si dà la zappa sui piedi, perché si va a togliere entusiasmo, insomma, alle persone che non sanno poi se effettivamente, già il fatto che si giochi una volta di lunedì, una volta di sabato, una volta di domenica, una volta di mercoledì, una volta di giovedì, non aiuta sicuramente le persone a organizzarsi in modo da esserci sempre allo stadio. Se poi si va a chiudere, adesso parliamo della tribuna sud della Juve, possiamo parlare anche dell'Olimpico di Roma, se sarà. Sì, qui si parla degli abbonati di tutti le squadre. Io parlo proprio del principio, certo, che se c'è un qualcosa che non va, si vanno a prendere i responsabili e si fa qualcosa su di loro. Potrebbe essere anche solo metterli ai lavori socialmente utili, voglio dire, ci sono tanti campi da calcio giovanili che hanno bisogno di manutenzione, eccetera. Facciamo delle cose che servano e che diano un segnale alle persone interessate, perché così veramente
mi sembra una cosa che va a colpire chi non ha nessuna responsabilità di niente proprio. Cioè, vedremo. 9.000 persone, vedremo. Ma vedremo cosa farà la società, più che altro, perché magari qualcosa si inventeranno per risarcire un po' moralmente. Vabbè, vedremo cosa, se la società potrà intervenire a beneficio di questi 9.138 che hanno subito questo piccolo, grande, diciamo, questa brutta cosa, questo provvedimento. Sì. Parliamo di calcio giocato invece, dai. Allora, Douglas Costa, come sempre, si fa trovare pronto, un bel gol sul filo del fuorigioco, nel senso che lui è talmente veloce che lo potremmo chiamare flash. Dimmi qualcosa su questa partita, anche se poi verso la fine abbiamo avuto un calo fisico dovuto forse ai carichi di lavoro. Sì, allora, per quanto riguarda Douglas Costa, intanto io sottolineerei anche quello che precede il gol, cioè il contrasto sulla tre quarti in scivolata con cui prende il pallone al difensore e dà l'avvio alla palla che poi arriva Mandzukic, che poi gliela restituisce e lui va a fare quel bello scatto e a infilare Perino. Questa è un po' l'immagine di un giocatore che ha delle doti, naturalmente, atletiche e tecniche, che non scopriamo noi, che sono ben focalizzate, diciamo, dall'atto finale dell'azione, con il tocco morbido, con lo scatto che brucia tutto, eccetera. Ma c'è anche l'aspetto che secondo me sta acquisendo e che nella prima parte dell'azione, quando lui va a lottare su un pallone vagante sulla tre quarti, in scivolata e riesce a conquistarlo, un Douglas Costa che in questo tipo di azioni non avevamo visto all'inizio della stagione. Ed è questo, secondo me, il lavoro che Allegri e tutto il suo staff naturalmente hanno fatto su di lui, come normalmente fanno su tutti i giocatori che arrivano da altre realtà, da altri campionati, come stanno sicuramente facendo anche su Bernardeschi, che è un altro che mi aspetto che prossimamente abbia sicuramente spazio, vediamo in che ruolo e in che modo, però ci sarà bisogno anche del suo talento, come è stato a Cagliari con il gol che ha deciso la partita, quindi sicuramente sono acquisti molto importanti questi. Dal punto di vista della partita, Allegri lo aveva già detto prima della gara, non per metterle in maniera antima, perché sapeva che la squadra aveva sì e no un'ora e 70 minuti nelle gambe per giocare la partita, che gli ultimi 20, se la partita non fosse stata su 2-3-0, sarebbero stati, non dico di sofferenza, perché alla fine c'è stata una mischia, insomma, l'area della Juve e nulla di più, però almeno di non controllo totale della partita, Allegri lo ha detto molto chiaramente, perché d'altra parte questa era l'unica settimana in cui si poteva fare il carico fisico che è necessario, assolutamente indispensabile per mettere nel mirino i traguardi importanti che arriveranno nei prossimi mesi. Certo. Senti, ma una domanda che vuole essere un po' una riflessione, perché siamo passati da una squadra che se segnava un gol in più dell'altra, cioè la Juventus segnava molti più gol, anche se ne prendeva di più, andava a cercarsi la vittoria in qualche maniera anche eclatante. Adesso invece siamo passati all'1-0 striminzito, lascia stare in sofferenza per i carichi di lavoro, però è un periodo, c'è stato questo cambio anche dell'allenatore, dice dobbiamo essere più ermetici, però mi sembra che sia un po' poco con un attacco come quello della Juventus. Io non ti dico che dobbiamo vincere 6-7-0 ogni partita, ma un paio di gol quando tiriamo sembra che la palla non voglia andare dentro, addirittura sembra che ci siano dei tiri, per esempio quelli di Pjanic, un po' sulla sufficienza. Che dici? No, dicevo che sicuramente, diciamo che se tu fai il ragionamento di fare un gol in più degli avversari, difficilmente vinci lo scudetto, perché la storia, insomma, dei campionati lo dice piuttosto chiaramente, lo scudetto lo vince la miglior difesa o comunque una squadra che abbia il miglior rapporto tra gol fatti e gol subiti, e quindi sicuramente Allegri ha lavorato nell'immediato su questo, perché ha visto il rischio concreto di compromettere l'obiettivo campionato se si fosse continuato sulla strada del fare gol in più degli altri, però poi pagando magari con la Sampdoria, pagando con l'Atalanta, cioè partite in cui la Juve ha lasciato punti pesanti, perché non ha saputo, insomma, essere così concreta, così determinata nella fase difensiva. Il fatto che sia ormai stabilmente con la mediana 3 è sicuramente il motivo fondamentale per cui c'è più copertura, ma è un po' tutto il discorso della squadra che partecipa collettivamente alla fase difensiva, e questo ovviamente toglie risorse all'attacco, perché chiunque giochi in attacco, da Mandzukic, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi, chiunque insomma venga schierato nei tre ruoli d'attacco, ovviamente Cuadrado, che adesso tornerà tra un po' a disposizione,
ha però tutto questo lavoro alle spalle da fare, che ovviamente toglie lucidità nell'ultima parte dell'azione. Un po' l'emblema, se vogliamo, è Higuain, che non è più l'uomo degli ultimi 20 metri, ma un uomo che parte da centrocampo, che fa un certo tipo di lavoro, che evidentemente l'ha chiesto, che lo fa anche molto bene, perché bisogna dire che tira su di sé gli uomini, lascia spazi per gli altri, ogni tanto sbaglia qualche appoggio di troppo, però forse anche questo nuovo ruolo per lui, che lo fa un po' soffrire perché non è tanto abituato a fare quel tipo di lavoro lì, però diciamo che per adesso l'interesse della squadra è questo, di prendere pochi gol, perché in campionato, se vuoi stare nei primi posti, devi per forza fare così, non c'è alternativa. E poi vediamo se più avanti in primavera, con la condizione che arriva, insomma, lei ha sempre dimostrato che tra marzo e aprile la squadra raggiunge la fine della condizione, magari allora si potrà vedere il giusto compromesso tra le due fasi. Molto bene, io ti ringrazio molto Luigi, come sempre la tua sintesi è ben articolata e soprattutto un bel intervento, mi fa molto piacere ancora una volta averti a disposizione, te lo dico sempre, ma è motivo di orgoglio, perché la gente sta avendo pareri positivi sulla trasmissione, e questo è sicuramente merito non solo mio ma soprattutto vostro, che siete gli esperti di questo magico gioco che si chiama calcio. Grazie Luigi e alla prossima settimana. Grazie a te Renato, ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao. RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo, ma che sballo!